Ragazzi, siamo tornati. Allora, mi sono preso un po' una pausa dopo tutte quelle notizie di Avengers Infinity War, una dopo l'altra. Porca miseria. Anche se oggi non andremo a parlare di Avengers Infinity War. Comunque, ragazzi, apro questa piccola parentesi. Allora, sapete, i supereroi sono della casa Marvel, ben conosciuti, e anche DC. E allora diciamocelo, ragazzi, DC e Marvel sono veramente molto diversi tra di loro. Allora, entrambi stanno per lanciare dei film insomma, di un certo spessore. Ad esempio, la DC sta lanciando il film Justice League, che uscirà il 16 novembre, mentre la Marvel sta lanciando il film Avengers Infinity War, che uscirà a maggio nel 2018. E ragazzi, cari ragazzuoli, allora, la DC di questo cacchio di film sta facendo ogni cavolo di settimana un trailer, clip, un botto, una marea di cose. Mentre a Marvel è un pochino più stronza. Perché è più stronza? Per il semplice fatto che dicono: ragazzi, domani esce il trailer, e noi tutti che sono sì, esce il trailer. Ma invece non esce. Di nuovo esce, grande. Ma invece di fare il cacchio dei uscire dei trailer, che forse manco uscirà a dicembre, ma porca miseria, che cosa fanno? Fanno vedere immagini, fanno pensare una cosa allo spettatore. Viaggio in tempo, ma porca miseria! Ciao a tutti e bentornati dell'Arisman 5. Ragazzi, scusatemi in questo piccolo momento di sfogo, ma mi dovevo sfogare. Ma porca miseria, ma voi, ma ci pensate, ma ragazzi, ma non vi cazzate dopo questi notizie, ma porca miseria. Ok, calmiamoci. Ok ragazzi, mi sono tranquillizzato, scusatemi, ma ragazzi, oggi andremo a parlare di Spider-Man, il videogioco che uscirà nel 2018 solamente per PlayStation 4. Oggi andremo a parlare di questo videogioco per il semplice motivo che precisamente una settimana fa c'è stato il Paris Games Week, dove hanno fatto vedere un po' di trailer, gameplay. Stiamo parlando del trailer di The Last of Us Parte 2, il gameplay di God of War, hanno fatto vedere il trailer di Detroit, ma porca miseria, è figata, spettacolare, troppo bello, e anche il trailer di Spider-Man. E quindi faremo questo video dedicato a Spider-Man, sia per questo video, ma anche a Spider-Man. Ma è il mio supereroe preferito, mamma, un velo ricordare, ma porca miseria, ho fatto anche a fare di andare a vedere. È Spider-Man, stiamo parlando di Spider-Man. Guarda, c'è anche al City Spider-Man. Ok, scusate, ogni tanto quando si parla di Spider-Man mi faccio trascinare. Comunque ragazzi, oggi andremo a parlare un po' di curiosità, un po' di cose del gioco, soprattutto cose che mi interessa di più, che vi farò vedere, che vi dirò alla fine. Quindi rimanete connessi, non stoppate il video, andate. Ah, mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Parleremo un po' del cattivo. Ma ragazzi, tranquillizziamoci, facciamo un bel respiro e iniziamo con la prima curiosità, che si riferisce al costume del nostro amico Spider-Man di quartieri. Quando l'ho visto, devo essere sincero, me ne sono innamorato. È un costume, dovevi dirlo, è figo come costume, no? Simile a quello di Spider-Man Homecoming, soprattutto la maschera, solamente quella, dove ci sono un po' gli occhi che fanno, come potrei dire, chiudono, si aprono. Quella cosa particolare del costume probabilmente è quasi sicuramente un costume molto high tech, insomma. Poi appare un logo gigantesco del ragno, molto più grande, di colore bianco, quindi è un costume mai visto, almeno io non l'ho mai visto. E questo costume ha fatto impazzire in maniera positiva le fan, le persone, mentre altri sono rimasti un po' scettici dalla scelta di questo costume. E ragazzi, ma se sei rimasti scettici, perché ve la do io una motivazione? Ragazzi, Spider-Man ha questo costume per un determinato motivo, e il motivo verrà spiegato nel videogioco. Ehi ragazzi, mi dispiace, ma gli sviluppatori hanno detto che dovete soffrire. Anzi, non dovete, dobbiamo soffrire, perché Spider-Man ci avrà questo costume. Vabbè, comunque ragazzi, adesso parlo alle persone che non l'hanno fatto per niente impazziti, fa proprio schifo questo costume. E li dico, tranquillizzatevi, perché gli sviluppatori hanno pensato anche a questo. Se il costume non vi dovesse piacere, ci sarà una vasta scelta di costumi ai quali potete scegliere, tutto qua. E ok, e questa è fatta. Dai, il costume però a me è garbato. Iniziamo a parlare della roba un pochino più seria. Parliamo del personaggio Spider-Man.
dove il videogioco si è concentrato su Spider-Man, ma anche su Peter Parker. Peter Parker, questo ragazzo di 23 anni, il gioco avrà 23 anni, quindi è un Peter Parker che sa come funziona la vita, è già da un po' che ha il ruolo di Spider-Man, è più responsabile, ma nessuno dice che si possa vedere il suo lato un po'... il suo lato debole, che quindi che qualche volta possa entrare in crisi. Poi ragazzi, dei personaggi, parliamo dei personaggi che forse come donna ci sarà Mary Jane, bella porcellina, e ragazzi ci sarà Miles Morales, maiala Miles Morales, in caso io ho letto i fumetti, cioè. Inoltre ragazzi, e questo sono un po' i personaggi interessanti. Poi i super cattivi ve le lascio in fondo, come ho detto, no? Tranquilli, non me ne dimenticherò, tranquilli. Adesso parliamo un pochino più del videogioco, dove gli sviluppatori Insomniac hanno detto che la mappa sarà enorme, proprio immensa, perché per un supereroe del genere non possiamo fare una mappa minuscola, insomma una mappa gigantesca. E siamo nella città di Manhattan e quindi sono contento, meglio sì. Inoltre ragazzi, qual è l'arma principale del supereroe? Le ragnatele. E quindi saranno un punto fondamentale nel videogioco. E ragazzi, ovviamente ci si può lanciare da un palazzo all'altro, come nel film, come abbiamo visto anche nei fumetti. E ragazzi, però è un gioco fatto veramente al bacio, perché non è che se lanciate una ragnatela vi avrampiate e vi appicciate a qualche parte, perché ahimè non troviate una nuvola solida, non vi potete arrampiare, quindi per forza dovete, la ragnatela si deve attaccare a qualcosa, tipo un lampione, un palazzo, cose del genere. Quindi ci sono proprio, sono entrati nel minimo del dettaglio, sono proprio bravissimi. Ah ragazzi, mi sono dimenticato una cosa che è fondamentale. Questo gioco sarà veramente ganzo, anche perché Insomniac ha parlato un po' con la Marvel per fare il personaggio Spider-Man nel migliore dei modi. E quindi ragazzi, questo sarà un giocone, cioè supererà il videogioco Batman Arkham Knight, perché Batman Arkham Knight è proprio nella top 10, cioè nella mia top, al primo posto. E ragazzi, abbiamo parlato di Batman Arkham Knight, quindi vi posso tranquillamente dire che Insomniac sì, cerca di copiare un po' il videogioco Batman Arkham Knight, cercano di fare un po', copiarlo nel senso di vedere un po' come funge e copiare qualche cosa, insomma sì, cerca di scopiazzano qualche cosa. Comunque Batman Arkham Knight è al primo posto, chissà Spider-Man riuscirà a superare Batman Arkham Knight, chissà, chi vivrà vedrà. E ragazzi, ok, andiamo avanti, parliamo adesso e super cattivi. Il villain principale sarà Mister Negativo. Mister Negativo, sinceramente, forse alcuni non dirà niente, ad altri sì. Comunque è un personaggio e non è proprio il villain principale di Spider-Man, infatti è poco conosciuto e nei fumetti appare tipo un 2-3 volte, non è un personaggio d'impatto. Comunque nel videogioco potrebbe dare il filo da torcere a Spider-Man, non solo perché è un super cattivo con queste potenzialità sovrumane, ma anche perché quando, prima di diventare super cattivo, ma anche dopo essere diventato super cattivo, lui è il proprietario di una, com'è, pranzo per i poveri, insomma, di queste località qui, dove lavora anche zia May, quindi chissà, forse il gioco potrebbe minacciare Spider-Man, Peter Parker, chissà, che ridico, chi vivrà vedrà, però è interessante. Però, cioè, Mister Negativo, quando l'ho visto ho detto, ma insomma, un mio vince sto supereroe, però super cattivo, però tranquilli, ci saranno anche altri super cattivi, come ad esempio, ne so, Green Goblin, Shocker e Green Goblin, Norman Osborn. In questo terra, in questo universo parallelo, cercherà di diventare sindaco della città di Manhattan. Chissà che succederà in questo videogioco, pieno di sorprese, veramente pieno di sorprese. Inoltre Spider-Man, perché questo super cattivo dà il filo da torcere parecchio a Spider-Man, ma anche ad altri super cattivi, come ad esempio Kingpin, perché ci sarà nel gioco anche molto probabilmente Kingpin. E quindi Spider-Man dovrà scendere a compromessi con i cattivi, quindi chissà, dovrà fare dei patti con Kingpin per cercare di sconfiggere Mister Negativo.
e quindi si farà un gioco interessante alquanto intrigante. Mamma mia, che spettacolo! Ragazzi, forse ci avrei capito il giusto in questo video, ma ragazzi, un caso, un casino. Cioè, io non vedo l'ora che esca, troppo gasante. Quindi, ragazzi, sapete cosa fare? Spolliciate se il video vi è piaciuto. Se il video non vi è piaciuto, fatevelo garbare, perché mi sono impegnato a farlo. Quindi spolliciate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci si vede con un prossimo fantastico video. E quindi vi aspetto. Ah già, qua iscrivetevi, qua appare di buona, qua sotto un video che ho fatto, fantastico ovviamente. Qua sopra andate a vedere i video che vi ho lasciato qua, tra cui la parodia di Spider-Man. Qua andatela a vedere, spolliciate, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!